Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Quella delle raccomandazioni è un'esperienza che non abbiamo inventato noi. Ci hanno provato anche con Gesù Cristo, gli apostoli Giacomo e Giovanni. Li aveva affascinati a tal punto che avevano lasciato tutto e lo avevano seguito. Maestro, concedici di avere i primi posti accanto a te nella gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Il tentativo però non riuscì. Voi non sapete quello che chiedete, si sentirono rispondere. E infatti non lo sapevano. Se avesse accolto la loro richiesta, sarebbero finiti al posto di quei due ladroni crocifissi accanto a lui sul Calvario. Eccoli i primi posti. Gli altri apostoli però avevano sentito e si indignarono con quei due. Temevano di essere sorpassati nella carriera. A quel punto Gesù si rivolge a tutti. Voi sapete che a questo mondo i governanti fanno l'alto e il basso, il bello e il cattivo tempo, ma fra voi no, fra voi non è così. Fra voi chi vuole essere grande si farà vostro servo. Non mi chiamate maestro? Allora imparate da me. Io non sono qui per farmi servire, ma per servire e dare la mia vita per tutti. Io non so in che misura possiamo dire di aver imparato questa lezione. Certo è che, soprattutto in certe stagioni della vita o in certe epoche della storia, c'è sempre bisogno che Gesù Cristo ce la ripeta. Gente che cerca potere, sempre più potere, con tutti i mezzi onesti e disonesti che conosce, o se ce n'è anche ai nostri giorni. In ogni caso è fuori discussione, agendo in tal modo si è mille miglia lontani dallo spirito, dalla mentalità di Gesù Cristo. Ma guardiamo noi stessi, non ci accade in certe occasioni di voler essere, non dico soprattutto e tutti, ma un po' troppo al centro, quasi fossimo l'ombelico del mondo, quando le nostre apprensioni personali o familiari ci prendono al punto che non vediamo più nient'altro, o allorché le nostre attese o aspirazioni ci chiudono gli occhi e il cuore alle attese ben più drammatiche di non pochi fratelli vicini o lontani da noi. Non ci dimostriamo cristiani un po' stonati allora? Stonati rispetto al Vangelo, rispetto allo Spirito di Gesù? Se anche la prossima domenica, come ogni anno, celebriamo la giornata missionaria mondiale, è perché il mondo non ha bisogno di personaggi da carriera o da primi posti, ma di servi, disposti anche a dare la vita. I missionari sono in prima linea, noi forse siamo un po' in retroguardia, ma è questo lo spirito che siamo chiamati a condividere, perché dopo 2000 anni da quel primo annuncio, questo è il Vangelo, la buona notizia che può ancora dare futuro al mondo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.